Garante dei detenuti, attività ok, apprezzamento del Consiglio regionale per il lavoro svolto nel 2022 dal Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale. Santa Mama chiude il passaggio a livello, lo ha confermato l'assessore alle infrastrutture Baccelli rispondendo in aula a una interrogazione presentata da Fratelli d'Italia. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso apprezzamento per l'attività svolta nel 2022 dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali e illustrata in Aula dal suo presidente Giacomo Bugliani, con 26 voti a favore del Partito Democratico, di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle e 12 voti contrari della Lega e di Fratelli d'Italia. Sentiamo le interviste. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione annuale del Garante per i detenuti attraverso una risoluzione che esprime apprezzamento per l'operato del Garante svolto appunto nello scorso anno. Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria, a cominciare dai numeri delle carceri toscane, dal decremento di popolazione carceraria in Toscana a fronte di un aumento a livello nazionale, cioè una disamina dei singoli istituti penitenziari, si registra un significativo aumento del ricorso dell'istituto della messa alla prova e si pone l'attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina, quella del Garante dei detenuti, che tiene conto anche di una serie di impegni che il Garante stesso ha assunto, come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri, soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il Garante sta svolgendo insieme alla prima commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla prima commissione assieme al Garante è stato il carcere di Volterra. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di esprimere parere favorevole alla relazione annuale del Garante, auspicando anche che si vada gradualmente ad una riforma della legge istitutiva del Garante secondo quelle linee guida che sono state già recepite da altri consigli regionali italiani, così come elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2019. Sì, una relazione dettagliata che ha portato il Garante a svolgere una funzione, un'attività che noi come prima commissione stiamo seguendo nei dettagli. Io in primis, quando da Presidente Commissione Sanità, ho dato vita a un'attività molto incessante nelle carceri toscane per cercare di ripristinare le condizioni di salute e non solo, di igiene sanitaria, e anche per migliorare la condizione di vita dei detenuti nel rispetto delle normative nazionali. La Toscana può fare molto, una qualità di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri, e come questo noi ci impegniamo, sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone, diciamo, il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico. Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico, perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garante dei detenuti, ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche quest'anno abbiamo espresso il nostro voto di contrarietà alla proposta di risoluzione relativa all'attività svolta dal Garante, soprattutto sulla base della concezione di pena che ci differenzia. Noi abbiamo una concezione più ampia di quella del Garante, non solo una concezione preventiva che del resto è attuativa della Costituzione, le pene non possono che tendere alla rieducazione di chi ha sbagliato, ma anche una concezione retributiva: chi sbaglia deve pagare. Questo è un principio che in questo Paese non sempre trova dovuta applicazione, così come noi guardiamo con interesse e gradiremmo venisse fatta anche dal Garante, che è una figura principalmente destinata ai detenuti, ma anche all'altra metà del mondo carcerario, le guardie carcerarie, le cui condizioni sono oggetto di nostra attenzione da tanto tempo.
Siamo preoccupati perché, malgrado vi sia meno sovraffollamento, chiamiamolo formale, le condizioni nelle celle per i detenuti sono spesso al limite della dignità umana. Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano. E poi due percentuali su tutte. La prima, indubbiamente, è quella della popolazione carceraria straniera. In Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale, e ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista, buonista, ideologista della sinistra. E la popolazione carceraria con problemi di droga, il 25%. Vediamo che il garante Fanfani lascia alla discussione politica il tema sulle droghe, è un tema che comunque si dovrà affrontare. Per quanto mi riguarda, ecco, la mia è una concezione di pena diversa dal garante, ma che io comunque apprezzo il garante e il suo staff per l'impegno. Questo, lasciatemi dire, un grazie a chi non si lamenta, a differenza di altre figure di tutela, che si impegna per cercare, ecco, di espletare il proprio ruolo. Ci sono delle differenze che motivano il voto contrario, ma oggettivamente constato l'impegno che c'è a riguardo, e dobbiamo impegnarci tutti. Siamo toscani, siamo figli di quella nazione che per prima nella storia del mondo ha abolito la pena di morte. Ecco, cerchiamo di impegnarci perché le condizioni delle carceri siano migliori e al tempo stesso per affermare un principio: chi sbaglia paga, per carità anche in condizioni decorose, ma chi sbaglia paga e soprattutto chi si è straniero deve pagare a casa sua. Bisogna dirle le cose come stanno e queste sono le cose principali. Ma sicuramente in quella relazione ci sono dei buoni spunti, alcuni dei quali sono assolutamente condivisi anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma noi riteniamo che sia una relazione incompleta, che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale, a partire dal grande tema delle REMS, ovvero le strutture alternative al carcere dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche. Ebbene, è bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa, ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in una struttura protetta, quale appunto le REMS, che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza. Su questo la Regione Toscana è in ritardo, è bene dirlo. L'unica struttura a ciò adibita si trova a Volterra, è una struttura provvisoria dal 2015, il che significa che da 8 anni siamo in una situazione di provvisorietà. Tutti gli addetti ai lavori, tutti gli operatori che dovrebbero svolgere la propria attività nella REMS di Volterra si dicono essere il luogo non idoneo per poter svolgere quel tipo di funzione. Rispetto a questo la Regione Toscana continua da 8 anni a non dare risposte. 70 persone aspettano un posto nella REMS e le REMS non sono in grado in Toscana di poter ricevere tutte le persone che lì dovrebbero scontare la loro pena. Così come l'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata è il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri toscane sono detenuti stranieri. Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine, e questo, attenzione, va nell'interesse nazionale, perché il 60% costa tantissimi soldi e fa sì che ci debbano essere ulteriori strutture che in questo momento non abbiamo, ma va anche nell'interesse del detenuto stesso, che magari, se ne avesse la possibilità, deciderebbe di scontare quella pena all'estero, presso la propria nazione, perché magari più vicino ai propri affetti, alla propria famiglia, alle proprie persone care. Su questo finalmente c'è un governo nazionale, il governo Meloni, soprattutto con l'attività del sottosegretario Andrea Del Mastro, che si sta impegnando fortemente, ma il tema non è a quanto pare nell'agenda del garante toscano, che non tratta tratta in maniera per noi insufficiente il tema dei detenuti di origine straniera, che, ripeto, in Toscana sono il 60%. Cambiamo argomento e parliamo di viabilità e sicurezza. Sarà chiuso il passaggio a livello di Santa Mama a Subbiano, in provincia di Arezzo. Lo ha confermato l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli rispondendo ad una interrogazione presentata in aula da Fratelli d'Italia.
L'assessore ha aggiunto che è allo studio la realizzazione di un'area di manovra per l'inversione di marcia. Sentiamo cosa hanno commentato i consiglieri Veneri e Casucci. Sì, ci sembra una strada un po' troppo veloce e troppo facile, quella che ha preso la Regione di chiudere quel passaggio a livello e quindi di far sì che il Paese sia servito da un'unica direzione, sia in ingresso che in uscita dalla strada. Però dobbiamo ricordare che questo Paese è a stretto fra il fiume Arno, che fa una curva, nel lato sinistro, e nel lato destro c'è la strada e la ferrovia. Se succede qualsiasi tipo di calamità o evento naturale, quindi che l'Arno esonda o che c'è un incendio o un terremoto, lì è impossibile che i soccorsi possano raggiungere le abitazioni. Questa è una frazione che coinvolge circa 100 persone e secondo me e secondo noi non è il caso di fare una trappola per topi. Dobbiamo a tutti i costi cercare di fare un progetto di fattibilità per poter dotare questo passaggio a livello degli adeguati sistemi di sicurezza, come ad esempio potrebbero essere delle sbarre come sono in tantissimi altri passaggi a livello. È vero che è una strada stretta, ma probabilmente se si fa uno studio di fattibilità e c'è la volontà, potrebbe essere il percorso più veloce e anche meno dispendioso e quello che più che altro potrebbe garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Quello che abbiamo visto oggi è che abbiamo avuto appunto la conferma che lo studio di fattibilità di dotare di sbarre non è stato fatto e poi c'è stato un grande attacco politico probabilmente da parte dell'assessore che parlava forse attraverso Ceccarelli nei confronti del sindaco che comunque è stato votato dal centro-sinistra, quindi c'è una spaccatura, un sindaco che a questo punto è contro la regione e una regione che a questo punto è contro questo sindaco. E che anche a noi ci risulta che questo studio di fattibilità in realtà non sia stato fatto e noi lo diciamo forte e chiaro, siamo dalla parte dei cittadini di Santa Mamma e non possiamo tacere di fronte a un rimpallo di responsabilità tra amministrazione regionale e amministrazione comunale, peraltro dello stesso colore. Non è sicuramente una bella pagina e lo diciamo proprio con chiarezza, queste cose non ci piacciono e dobbiamo trovare una soluzione sicuramente per tutti, perché il tema della sicurezza è veramente determinante, ma anche per gli abitanti di quella frazione che rischiano di essere chiusi in una situazione che potrebbe essere pericolosa. Passiamo agli eventi. Dal 4 al 9 luglio torna la grande musica al Parco Il Prato di Arezzo con il Mango Music Fest. 6 giorni con i migliori artisti della scena, un parterre di tutto rispetto con i tour più attesi dell'estate. La manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Legislativa, Lucia De Robertis, consigliere regionale, Federico Scapecchi, assessori allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Arezzo e Paco Mengozzi, direttore artistico del festival. Nei prossimi giorni Arezzo sarà la capitale della musica toscana. Per l'ennesima volta un'altra edizione davvero molto bella, ospiti di prestigio nazionale. Tante ragazze e tanti ragazzi vivranno bella musica, dal rap al folk, al rock, la possibilità di poter gustare musica differente, di poter vivere la bellezza di Arezzo. Arezzo è arte e cultura, ma in questi giorni sarà anche musica. 19esima edizione, sì, ormai siamo ripartiti già dallo scorso anno dopo gli anni di pandemia, questa è un'edizione veramente tornata all'origine, quindi senza alcun tipo di restrizioni, una bella festa per la città dal punto di vista culturale, dal punto di vista del divertimento per i giovani, ma anche per i turisti, perché è una manifestazione che porta tante persone in città in questi 6 giorni di festival, un giorno in più rispetto allo scorso anno, quindi una festa che cresce e si consolida nella nostra città. 19esima edizione, dal 4 al 9 luglio al Parco Il Prato ad Arezzo. C'è grande emozione e anche soddisfazione per un palinsesto, una line-up importante, diciamo una trasversalità di artisti del panorama musicale italiano, dai giovani emergenti che hanno fatto benissimo a Sanremo, quindi dai Collazio a Rosa Chemical, ai grandi nomi invece come Alan Sorrenti, Planet Funk, Salmo, Coma Cosba, Ostelle, una carrellata di 6 giorni con tantissimi concerti, tantissimi appuntamenti, lo spazio anche per i talk pomeridiani, ospiti sul cinema e un po' tutta la città coinvolta nella manifestazione.
È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.